Sindaco, non mi piango un'altra volta, però, per quanto riguarda la Pineta. No, questa volta mi sono commosso in privato dopo aver saputo l'esito della relazione dei CTU nell'incidente probatorio, da cui risulta chiaramente che il sindaco di Pescara e il comune di Pescara sono assolutamente estranei alle responsabilità legate all'incendio del 1 agosto e alla distruzione di parte della Pineta. Era il 1 agosto del 2021 quando la Pineta d'Annunziana subì l'apocalisse, un incendio che ne distrusse un'ampia parte. Oggi il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si commuove perché la perizia ha accertato che il primo cittadino e il comune non hanno alcuna responsabilità. Nel 2021 Masci piangeva davanti al fuoco che avvolgeva la Pineta. Ora le lacrime sono di gioia. Chi fa una denuncia infondata o con dati non corrispondenti alla realtà dei fatti non si rende conto quanti danni fa alle persone che subiscono questi attacchi dal punto di vista familiare, dal punto di vista personale, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista dell'immagine. E quindi questa cosa mi ha colpito molto. Oggi tiro un sospiro di sollievo sapendo di aver agito per il meglio, per la città. Io ero lì il 1 agosto, insieme a tanti cittadini che difendevano la Pineta da un drammatico evento che purtroppo ha comportato che quasi 5 ettari della nostra bellissima Pineta venissero distrutti. Un pool di esperti, spiega Masci, è stato contattato immediatamente dopo il rogo e abbiamo e stiamo seguendo rigorosamente i pareri e i consigli. E ci hanno detto che la Pineta doveva rimanere in sonno per 2 anni perché le pigne che si trovavano sugli alberi bruciati dovevano svolgere il loro lavoro di inseminazione durante 2 stagioni vegetative. Adesso i 2 anni sono trascorsi, abbiamo cominciato a lavorare all'interno della Pineta, stiamo eliminando gli alberi morti con un progetto fatto da professionisti e da esperti, ma questo progetto deve essere realizzato e si sta realizzando attraverso operazioni chirurgiche. Non ci sono le ruspe, ma ci sono attività puntuali per fare in modo che le piantine che stanno rinascendo non vengano rovinate. Stiamo intervenendo anche sulla casetta dei pensionati e in più realizzeremo la nuova recinzione. Stiamo parlando di cose o già appaltate o per le quali ci sono finanziamenti. Stiamo investendo 1.200.000 euro per la rinascita della Pineta e in più allargheremo la Pineta di circa 20.000 metri quadrati, eliminando la strada di Via della Bonifica che si trova in corrispondenza dei comparti 4 e 5 per creare un altro grande spazio di Pineta, un altro grande spazio verde.